E sono passati quasi 3 mesi da quando abbiamo festeggiato. Sono passati quasi 3 mesi da quando l'abbiamo buttata in culo alla seconda squadra di Milano. È stata un'estate che per noi è passata veramente molto veloce. Se l'anno scorso per noi è stata difficilissima, quest'anno dal mio punto di vista la vedo impossibile. E ragazzi, siamo tornati su Twitch, siamo tornati anche su YouTube. Avevo detto quest'estate che col Milan mi sarei preso una pausa. Dopo quello che abbiamo passato, forse sarebbe stato anche inevitabile prendersi una pausa. Non c'è stato neanche tanto di mercato di cui parlare, quindi ricominciamo piano piano. Sicuramente dal punto di vista dei numeri caleremo rispetto a quelli che abbiamo fatto sul finale di campionato scorso, ma avremo modo di riprenderci. Lo dico sia in live su Twitch che poi metterò questa clip nel recap per YouTube. Mega obiettivo: 5.000 iscritti per fine campionato. Amici rossoneri, datevi da fare. Pier, non mi sei mancato, soprattutto dopo tutto il FIFA che mi sono sparato quest'estate. Non mi sei mancato, fatelo dire. Minchia, che pettinatura c'ha Ibra! C'è capelli lunghissimi, il treccione. Quindi niente Origi, niente Giroud, niente De Ketelaer. Per quel ragazzo dovremo trovare un nome. Ognuno penso che lo chiamerà in modo diverso. Per me sarà De Ketelaer. Carletto, non saprei veramente. Attenzione all'Udinese, che è quella squadra che ogni anno fa un campionato di merda, gioca solo 2 partite bene, all'andata contro il Milan e al ritorno contro il Milan, e fa i punti contro il Milan per salvarsi. Quindi molta attenzione, perché anche 3 stagioni fa si partì molto positivi e poi ci fu Rodrigo Becao che segnò anche l'anno dopo. L'anno scorso segnarono di mano, insomma, sempre a svegnarla sono riusciti. Per quelli che si stanno chiedendo ma che maglia c'hai, la maglia del nuovo anno semplicemente è in spedizione. L'ho ordinata ieri e quindi sicuramente per la prossima partita dovrebbe esserci. Non so, ve lo dico già adesso, se per Atalanta-Milan ci sarò io, perché dovrei essere fuori. Ma ragazzi, solo io ho notato che Padelli e Silvestri hanno la stessa faccia. Faccia scavata, occhi chiari, uguali. Ci siamo. Benvenuti. È iniziata. Io non ero pronto prima di Ferragosto a cominciare a patire di nuovo. Non ero pronto. Udogi, appetiti di mercato, ha fatto un gol di mano. Hanno spruzzato il suo valore a 580 milioni. Comunque, ho voluto una maglia in cui si vedesse quello di cui andiamo fieri. È vecchio di 11 anni, però è sempre lui. Stesso colore, stesso materiale. È sempre lui. Attenzione al calcio d'angolo d'Udinese, che c'è Becao! Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Ha colpito subito per la terza volta in carriera contro il Milan. No, raga, ma è una maledizione sta qui. Dopo 90 secondi. È una maledizione. Al primo calcio d'angolo. È una maledizione sta qui. Terzo gol in carriera per Becao, terzo gol al Milan. Non è possibile. Raga, ma io non ci credo. Che eravamo partiti male, l'avevo capito già dal fatto che abbiamo dato un calcio d'angolo. Sono andati a pressare altissimo e noi già lì ci capivamo poco. Fernandez e Rebic, sì, vabbè. Perché non volevi che iniziasse il campionato? Questo. Lo spunto buono, il tocco di Rebic, va a cercare ancora il numero 10, la conclusione. Bram Diaz, palla lì! Non ci credo! Che non è vincente la parte di Calabria. Mamma mia, che culo. Tira un metro, non la trattiene Silvestri. Mette la suola sopra la palla invece che calciare di punta. Se ci desse un rigore, chi lo tira? Hernandez, Rebic, che cazzo lo tira? A parte non succede, non ci danno un rigore da l'ultimo rigore che ci è andato. Penso il famoso Milan Spezia, eh sì. Va a rivedere. Calabria, ragazzi. Cioè, te la perdono perché sei un terzino. Oddio, beh, però a rivederlo viene travolto però, eh. Perché la palla rimane sotto il polpaccio di Calabria. Lo ha segnato. Giallo. Ultimo rigore in Milan Spezia. Lo fa lì Hernandez, mi ricordo. E rigore prima? Partita prima, Venezia-Milan. Sì, abbiamo dovuto spezzare. Fece gol. Ci va Hernandez, ragazzi, porca puttana. Non abbiamo più rigoristi. 0-0 col Bologna di aprile.
E Silvestri, tra l'altro, mi ricordo che fece sbagliare un rigore a Ibra due stagioni fa. Success, devi sta fuori dall'area. Aio boy. Va Teo. Teo. Parte col mancino. Silvestri e trova. Il primo. Esagerare proprio Calabria. Sì. Spiazzato il portiere delle merde che giocano bene due partite all'anno. Andiamo. Ma Brahim Diaz già fai minchiate. Già fai minchiate. Guardate qua. Guardate qua quanti uomini porta sull'Udinese. È incredibile, è incredibile. Attenzione, non perde il palla dietro. Cosa che ci è costata è il calcio d'angolo del gol. Quindi tutto make sense adesso. Bravo Brahim. Oh, grande Calabria. Rebic. Ante. Ante. Balla con noi, Ante. Balla con noi, Ante. Balla con noi e ribaltala. Balla con noi e ribaltala. Balla con noi e ribaltala. E andiamo. Se non ti rompi sei un fenomeno. Tu non ti rompessi ogni partita. Tu non ti rompessi ogni fottuta partita. Ragazzi, Brahim Diaz è il giocatore che ha perso più palle. Già ha perso già tipo 4 palle. Mamma mia, cioè questo Udinese è imbarazzante dietro, eh. Cioè non vorrei screditare niente a nessuno, ma come arriva una palla sti qua la buttano fuori. Cioè almeno noi proviamo a giocarla, proviamo a fare un retropassaggio, a fare la famosa giocata sul portiere. Allora provano un cazzo, un cazzo provano. Ecco uno dice però, cioè, che cazzo, che cazzo la passi a 154 all'ora. Teo, Krunic. Buono il recupero friulano e buona la giocata. Cosa? Tomori, no, 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 non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere. Tomori. E viene festeggiato. Mamma mia Calulu. Mamma mia Calulu. Mamma mia Calulu. Messias ha anticipato dall'altra parte. Un 2 contro 1 l'ha fermato lui. 1 contro 3 l'ha fermato lui. Mamma mia. Mamma mia Calulu. Pier, come l'affronta? Se prendiamo l'azione, sì, però mai più cose così, cioè svirgolate. Anche Krunic. Si vede il contrasto con Brandiez che è molto bravo. È già il terzo filtrante che sbaglia. Cioè, no, no, no. Bello scambio Krunic-Rebic. Bello, Leao, Leao, Leao. Lo punta. Cosa? Ma non c'è stato nessun fallo, zii! Ma zii, che cazzo fischi? Quello scemo dell'Udinese è inciampato addosso a Brandiez. Mamma mia che difesa l'Udinese. Non riesce a fare due passaggi neanche dalla rimessa al fondo, incredibile. Solo quello. Occhio all'avanzata da parte di Brahim Diaz. C'è Rebic avanzato. Brahim Diaz bella per Leao, Leao, Leao. Perché l'hai messa a giro per Rebic? Sì. Cioè, fai la tua mossa signature. Finta di corpo, vai sulla sinistra, arrivi in porta. Cazzo la cross a giro, sì. C'è il corridoio buono per Bennacer che ha tutto il tempo. Bennacer bella dentro. Messias. Messias. Che non ha un controllo per... Ma che cazzo fai, zi? Che cazzo fai? Mamma mia, con... Ma te il piede destro proprio un te l'han fatto. C'era comunque da verificare la posizione. È la posizione regolare. Ha fatto lo stop di petto, a seguire l'ha fatto. A seguire. Krunic, un'altra palla. Io. Dio mio, Krunic! Dio mio, Krunic! Dio mio, Krunic! Ottima la scelta. Impegno Masina, rischia. Brahim Diaz recupera il pallone senza fallo. Rebic. Brahim Diaz. Passala! Passala! Molto reattivo. Di gamba, ovviamente, fra i due. Sto soppi. Di velocità. Vabbè. Tocca per ultimo il giocatore del Milan. Giovane. Però è una corsa. Ha una corsa. Ha una corsa. Qualche metro più avanti. Success. Combatte, spalla alla porta, riprende il pallone. Poi palla al piede. Non posso dire lo stesso. Ancora Pereira. Il cross in mezzo, morbido a cercare. Attenzione! Per il pareggio dell'Udinese. Con Masina che è sbucato. Abbiamo preso due gol da due difensori. Abbiamo preso due gol da due difensori, ragazzi. Abbiamo preso due gol da due difensori. Da due difensori. Da due difensori di testa. Da due difensori di testa. Indisturbato.
Messia, sveglia! Ti sei fatto anticipare! Ti è passato avanti di 2 metri! Sveglia! Finisce il primo tempo! Ma è giusto così! Facciamo delle dormite! Regaliamo contropiedi! Domini un tempo! Gli fai fare 2 tiri! Prendi 2 gol! Ed è giusto così! Pausa. Loro si ragazzi, siamo presi gol al 49esimo. Non ha fatto cambi, mamma mia. Calabria va verticalmente. Vi ricordo che Udogi non è neanche in panchina. Pensa ci fosse anche Udogi. Sì. Di Krunic, che premia l'avanzata di Hernandez. Hernandez dentro verso Messi, rimane lì. Godo! Godo merde! Ben Diaz! Godo merde! Godo merde! Godo merde! Godo merde! 3-2! Alla prima azione! Sto bastardo ce l'ha fatta! Sto bastardo ce l'ha fatta! È 11 mesi, non segna manco con le mani! Ma che cazzo fai così? Comincia a giocare a pallone un pochino! Assist di Teo! No, no, è gol pieno! Anche bello, anche bello! Col collo sinistro anticipare Silvestri! Oh! Beccao così! Ma quanto mi dispiace vedere Beccao così! Ma Succhiaci la fava, Beccao! E adesso vanno ammazzati! Adesso vanno ammazzati! Siamo nella Golden Hour, ragazzi, c'è sto sole. Però è caratteristico, eh. Wallace, mamma mia, ma che difesa di merda c'hanno! Fallo giallo, lo ammonisci qua. Chi è? Masina? No. Positivo Messias, ruba palla in avanti. Nawen Perez. Calabria, Rebic, mamma mia. Largo Masina. Eccolo. Attenzione a Pereira e Masina! Non se l'è sentita di calciare. E invece lo doveva provare. Chi ci pensa a Deulofeu? Teo era stato costretto. Parte Hernandez col Matteo. Non di molto. Ha cercato tanta roba. Il suo angolo. Sì, anche se compagno. Brian Diaz con l'apertura verso Messias. Dentro a Messias dentro verso Leao. Per poco non arriva. Arriva Silvestri con le manone, riparte Wallace, poi Pereira. Che gran cazzo di peccato. Gli ha messo anche una bella palla, finalmente. Del numero 11 Wallace, che consegna il pallone a Messias, quindi Brain Diaz la tiene viva, va a cercare il compagno, combatte ancora, duello con Pereira. Pereira si complica la vita. Oddio, Brain Diaz dentro! Rebic! Mandiamoli a casa! Quelli che giocano 2 partite all'anno! Mandiamoli a casa! Altra dormita della difesa di merda che c'hanno! Altra dormita, andiamo! Mandiamoli a casa, sti qua che giocano 2 partite all'anno! Che si salvano giocando contro il Milan! Mandiamoli a casa! Stava arrivando anche Leao, poteva toccare, aveva quel che voleva! E qua merito a Messias che comunque va a togliere palla a Pereira, Brain Diaz. Che fa tunnel a noi, Tinka, vamos! Entra Carletto, entra anche Oliviero. Esce Brain Diaz. Credo uscirà anche Rebic. È andato anche Salame Coso al posto di Messias, chi cazzo se n'è accorto? A illuminare, buono l'aggancio da parte di Leao. Leao sinistro! Azione per Leao. Sa per fare il gol della vita, ragazzi. Aveva proprio andare verso Giroud. Chiuso. Peccato. Dietro, ragazzi, non vi ho visto così male. Ha contribuito molto la penso dal derby di ritorno di Coppa Italia ad aprile. Tornando a Pobega, giocatore. Cioè, io l'ultima volta che vi ho visto così male dietro era quella partita lì. Ma le caratteristiche per risultare. Però c'è anche da dire che era contro l'Inter, quindi ricca di impegni. Ciò non vi giustifica, però è un po' più comprensibile. Qua, qua, qua,
fermato regolarmente secondo l'arbitro Bennacer. Bennacer, ma che controllo! Va dentro Origi, no, troppo lunga. Va bene, se ne mette, stava data buona, l'ha data buona, l'ha data buona. L'ha data buona. Insiste ancora Samardžić. Samardžić, grande Maignan. Hanno tirato in porta, incredibile. Hanno tirato in porta. Hanno tirato in porta sti bastardi. Salemakers, la palla lì. Ha fatto gol De Ketelaere. Ha fatto fallo. Ha fatto gol De Ketelaere. Ha fatto fallo. Chi era? Giroud. 6 di recupero, sti cazzi. Poi ovviamente allora, a rivederlo, a sentirlo pionisti, non voglio essere incoerente con ciò che dirò nel video del post partita, quindi ve lo dico adesso. Il rigore alla fine secondo me c'era lì per lì, avevo i miei seri dubbi, però a rivederlo, me lo sono rivisto anche prima durante l'intervallo, per me il rigore c'era. Io all'inizio pensavo non che non ci fosse, ma pensavo che non lo desse. È entrato bene. Sono due cose diverse. In mezzo a cercare Soppi. Soppi, Maignan. Anticipato Beto, arriva Sanchez. Anche a partita vinta c'è lui. Sul calcio di rigore. Va bene, tanto c'è una punizione. Il 2-1 tramonto. Che non viene neanche battuta. Finisce qua ragazzi, like, iscrizione. Follow su Twitch, ci vediamo. Non credo di esserci la prossima purtroppo, ok? Non credo di esserci, ma ci sarò per quella dopo, per Milan-Bologna. Bacioni, alla prossima ragazzi.